Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con il nostro TV Talk. Oggi ci occupiamo della giornata mondiale contro l'obesità, perché domani sarà celebrata questa giornata, una giornata di sensibilizzazione su quella che sta diventando una vera e propria emergenza nella nostra regione. Pensate, cito soltanto qualche dato: un italiano su tre è in sovrappeso in Italia e uno su dieci è obeso. L'obesità ovviamente è una patologia e crea effetti a cascata sulla salute delle persone, dunque bisogna iniziare a migliorare i propri stili di vita e dunque attraverso questa trasmissione in qualche modo cercheremo di sensibilizzare e istruire tutti coloro che ci ascoltano ad adottare dei corretti stili di vita. Lo faremo chiaramente con il contributo di esperti, perché appunto domani ci sarà anche un'iniziativa del SIAN collegata all'ASL di Bari. Dunque vado a presentarvi i miei ospiti. Saluto subito la dottoressa Maria Grazia Forte del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione di Bari. Buonasera e benvenuta. Buonasera, grazie. Do il benvenuto anche al dottor Francesco Vino del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione di Bari. Buonasera e benvenuto anche a lei. Buonasera. La voce dei bambini attraverso la professoressa Danila Rolli, docente della Scuola Media Istituto Preziosissimo Sangue. Buonasera e benvenuta. Buonasera, grazie. Come sempre cercheremo il contributo della rete, lo facciamo sempre in questo appuntamento per capire questo tema, come viene affrontato sui social, e lo faremo come sempre con il nostro uomo social, Italo Cinque Palmi, a cui do il benvenuto e che ci svelerà qualche curiosità, ma anche questioni un po' più serie che riguardano la rete. Ciao Italo, buonasera. Buonasera Alessandra, un saluto ai nostri ospiti. L'obesità sui social ha diverse sfaccettature, non ne parleremo tra poco, perché c'è da chi posta le foto del proprio progresso di dimagrimento su Instagram, addirittura a chi invece tende a pubblicizzare delle forme, un po' di modelli un po' più curvi. Questo, oltre ad altre curiosità anche un po' più simpatiche, un po' più anche per smorzare i toni, a tra poco. E allora entriamo subito nel vivo del nostro dibattito. Io chiedo subito alla dottoressa Forte che cosa accadrà domani in questa iniziativa a beneficio di tutti i cittadini, soprattutto di coloro che hanno qualche problema di sovrappeso. L'iniziativa è, appunto, come diceva lei prima, è una campagna di sensibilizzazione per la prevenzione sia del sovrappeso che dell'obesità. Viene fatta domani perché domani è la giornata mondiale contro l'obesità. L'obesità, puntualizzo questo concetto, oltre a rappresentare una patologia, è purtroppo un fattore di rischio per altre patologie che sono molto invalidanti, come per esempio il diabete o l'ipercolesterolemia o le malattie cardiovascolari, che comunque detengono ad oggi il primato a livello mondiale di mortalità, e sono anche, l'obesità rappresenta anche un fattore di rischio purtroppo per l'insorgenza dei tumori. La giornata di domani si svolgerà in questo modo: saremo in piazza del Ferrarese con un'auto emoteca messa a disposizione appunto dalla ASL, che è l'ASL Bari, della quale noi facciamo parte. E nell'autoemoteca ci saranno due sale visite, quindi i cittadini che vorranno recarsi da noi compileranno una piccola scheda anamnestica, che sarà poi una raccolta di dati sulle loro abitudini alimentari e comunque sulle abitudini proprio di vita, per esempio quanta attività fisica fanno, e domande comunque del genere. Poi saranno pesati, prenderemo la loro altezza e prenderemo una circonferenza addominale. In più a tutti coloro che si recheranno da noi gli sarà fornito un decalogo, così chiamiamolo decalogo, che abbiamo confezionato noi, e dove ci sono dei consigli da poter adottare proprio per intraprendere un cambio di stile di vita. Dottor Vino, che cosa sta accadendo? Perché i numeri ci parlano di una vera e propria emergenza, intanto perché la Puglia è la seconda regione più grassa d'Italia per un numero di persone in sovrappeso o obese. In Europa questa statistica si attesta su un adulto ogni sei. È un primato che riusciremo a scippare agli americani? Quando si parla di obesità abbiamo sempre citato l'America. Allora, sì, dobbiamo partire da un presupposto che... L'obesità è una patologia multifattoriale caratterizzata da uno stato di infiammazione cronica. Il primato noi ce l'abbiamo e ce lo siamo guadagnato nel tempo, pur essendo noi la culla della cosiddetta dieta mediterranea, che sì, esiste ma non viene seguita quasi da nessuno adesso. Diciamo nei canoni della vecchia dieta mediterranea, quella che fu studiata da Ansel Keys a suo tempo negli anni 60.
Il problema è un problema molto importante di emergenza, come lei ha detto, attualmente, per cui noi siamo sicuramente tra le regioni meno virtuose a livello europeo, tenendo conto che l'Italia comunque, forte del peso dell'Italia meridionale in particolare, si attesta sul secondo, terzo posto in Europa come quantità di persone in sovrappeso o obese. Le altre sono nazioni che ricadono tutte in quel bacino mediterraneo dove è nata la dieta mediterranea. A che quindi cosa Spagna, la debitate? Grecia e quant'altro. A che cosa la debitate? Insomma, la Puglia è nota per il mangiar sano, per il mangiar bene. Per la Puglia mangiar della tanto. Dieta mediterranea è quello. E anche poca cultura di attività fisica? Assolutamente sì. Fanno il pari le cose, sia per quanto concerne il mangiar tanto, il mangiare in maniera spropositata anche dal punto di vista dell'alimentazione pediatrica, come poi magari qualche dato lo forniremo in seguito, e siamo tra i meno attivi sotto l'aspetto dell'attività fisica in Italia e quindi in Europa, come, e quindi quello fa molto, insomma, perché tutto quello che viene in qualche maniera non utilizzato come energia, in qualche maniera si accumula. Certo. È semplice come equazione. Allora, questi dati e questo fenomeno impongono ovviamente una riflessione, ma anche un'educazione. Un'educazione che deve partire già dai banchi di scuola, quello che l'Istituto Preziosissimo Sangue sta facendo. Professoressa Rolli, avete iniziato circa 2 anni fa educando i bambini a corretti stili di vita. Iniziate a raccogliere i frutti? Sì, noi abbiamo fatto un percorso con i ragazzi delle scuole medie, con una nutrizionista che ci ha aiutato un po' a capire meglio come fare una giusta colazione, quindi come partire meglio anche per avere più attenzione a scuola. Poi abbiamo puntato anche ad una educazione alimentare, diciamo, plastic free, quindi loro portano da casa il portavivande piuttosto che acquistare delle merende confezionate, l'acqua ovviamente nella borraccia. E diciamo siamo in contatto con il professore di educazione fisica che collabora insieme a me per diciamo promuovere lo sport. Quindi noi diciamo anche il pomeriggio facciamo molto sport e proprio sabato faremo la giornata, diciamo un open day per diciamo sensibilizzare all'importanza dello sport collegata sempre all'importanza del mangiar bene. E allora prenderemo questa scuola come istituto simbolo per capire anche che tipo di merenda portano i bambini, quali approccio c'è nei confronti anche dei cibi, compreso il cibo spazzatura, che insomma una volta tanto, una volta ogni 6 mesi o una volta al mese non farà poi così tanto male. Cercherò di capire anche questo. Abbiamo in qualche modo accennato al problema del sovrappeso e dell'obesità in età pediatrica. Allora andiamo a sentire subito un'intervista realizzata al primario di neonatologia del Policlinico di Bari, il professor La Forgia. L'intervista realizzata da Roberto Maggi, sentiamo cosa ci ha risposto. Due bambini su 10 sono in sovrappeso, 1 su 10 è addirittura obeso. Sono dati che preoccupano quelli sull'obesità infantile, soprattutto al sud. Ma quali sono i fattori che determinano questa condizione? Abbiamo chiesto il parere all'esperto, il medico neonatologo Nicola La Forgia. Ci sono certamente delle condizioni che possono essere ereditarie, come ci sono delle condizioni che possono predisporre all'obesità nel quadro di vere e proprie patologie. Però nella stragrande maggioranza dei casi dipende da cattive abitudini alimentari. Bisogna stare attenti perché l'obesità si associa all'aumento di malattie cardiovascolari, si associa al rischio di ipertensione, può determinare un diabete di tipo 2, cioè un diabete non da mancata produzione di insulina ma da resistenza all'insulina, a quella che si chiama sindrome metabolica. Oggi sappiamo che una buona parte degli adolescenti obesi, bambini che poi rimangono obesi in adolescenza, diventano adulti obesi e hanno il rischio di avere queste patologie che devono essere prevenute riducendo il sovrappeso e l'obesità. C'è un decalogo di buone pratiche e buone abitudini però da prendere? Assolutamente, come Società Italiana di Pediatria abbiamo proprio costruito una sorta di decalogo che parte dalla vita fetale e poi accompagna il bambino successivamente, per cui la mamma deve essere attenta a non prendere troppo peso in gravidanza e a non fumare, perché il fumo in gravidanza si associa con il rischio di obesità.
allattamento materno protegge, divezzamento fatto in maniera corretta non prima dei 4 mesi, evitare gli eccessi calorici, evitare merendine, fast food che facilmente possono essere associate a un incremento delle calorie che supera quelle consigliate e quindi predispone al sovrappeso e all'obesità, l'attività fisica, non stare attaccati allo schermo, evitare che i bambini passano troppo tempo in posizione seduta con i videogiochi, ma favorire il gioco all'aria aperta, favorire lo sport. Insomma, ci sono una serie di consigli che tutti i pediatri conoscono e che devono dare alle mamme per evitare quello che può essere un problema che poi il bambino si porta avanti per tutta la vita. Non è come era un tempo considerare il bambino grasso un bambino in salute, esattamente il contrario. Abbiamo sentito dalle parole del professor Laforgia che c'è un problema evidentemente anche in età infantile, insomma già in fasce si può sviluppare una propensione all'obesità. I numeri parlano, correggetemi se sbaglio, 2 su 10 bambini in sovrappeso. Quanto contano nel caso di obesità infantile il patrimonio genetico, il fattore ereditario o gli stili di vita? Allora, sicuramente il fattore genetico o ereditario sicuramente contano, ma gli stili di vita la fanno, diciamo, da padrona. Quindi anche dai primi giorni proprio di vita, infatti le linee guida proprio delle società pediatriche lo indicano questo, bisogna comunque già all'età di svezzamento, dello svezzamento, iniziare a trasmettere questi principi ai bambini. Poi passa, diciamo, il problema nelle mani proprio della scuola, come diceva la professoressa. Quindi avere sicuramente un interlocutore, i genitori, se hanno degli interlocutori validi e che sono rappresentati in questo caso dagli insegnanti, sicuramente questi stili di vita si riescono proprio ad impostare e poi portarli così avanti per il resto della vita. E negli stili di vita naturalmente non è soltanto l'alimentazione il fattore importante, ma è rappresentato proprio, come dicevano il dottor Vino e la professoressa, dall'attività fisica, che è importante, perché comunque i nostri bambini sono sedentari, come risulta dagli ultimi dati di Occhi alla Salute, il 46% dei bambini della ASL Bari sono sedentari, quindi questo è un dato che va assolutamente cambiato. Proprio perché l'essere sedentario accompagnato dalla cattiva alimentazione o dall'eccesso proprio dell'alimentazione può sicuramente portare all'insorgenza di patologie croniche non trasmissibili, che sono quelle che ha elencato il professor Laforgia. Dottor Vino, abbiamo visto quali potrebbero essere gli effetti dell'obesità, ma l'obesità può essere considerata, dobbiamo considerarla una patologia, viene considerata tale da chi ne è affetto, c'è una soglia oltre la quale si inizia a pensare che si è davvero affetti di obesità? Allora, per quanto riguarda la patologia, è una patologia. Se parliamo di obesi, cioè di persone che hanno un indice di massa corporea, anche se un indicatore abbastanza specifico, un indice di massa corporea oltre i 30 è chiaramente associato a patologia. Come diceva il professor Laforgia, la sindrome metabolica, quindi ipertensione, diabete e obesità sono quella triade che in qualche maniera viene facile trovare in queste persone. Tutto quello che è sovrappeso, quindi con un BMI che risulta essere leggermente sopra quello che viene considerato normale, è chiaro che va affrontato in quanto predisponente eventualmente a fare obesità successivamente. I nostri bambini, come è stato già detto, si muovono poco, mangiano male, mangiano tanto spesso, perché anche in termini di porzioni bisogna considerare che il bambino non è un adulto o un piccolo adulto e deve essere valutato come tale, cioè non si può dare il piatto di pasta di 120 grammi a un bambino, perché sì, è bello vederli mangiare magari, associando la salute è un po' nell'immaginario, diciamo, collettivo, il bambino un po' in carne, il bambino indice un po' di in buona carne, salute, però no? Non è così, non è assolutamente così, perché poi il bambino si abitua a mangiare quantità non congrue e poi oltre alla qualità del pasto bisogna considerare anche la quantità.
il fast food, il junk food, tutto quello che si vuole, non è solo l'hamburger e le patatine, sono anche i nostri fantastici panzerotti se mangiati tutti i giorni e in maniera importante. La parmigiana non è verdura, lo diciamo subito. La parmigiana non è verdura, non è solo verdura. È anche vero che la parmigiana non fritta è una cosa da non considerare, però bisogna fare il calcolo anche di questo, insomma, mangiamo tanto, si mangia tanto, se no non saremmo qui a parlare di obesità. Il fisico si educa, no, anche alle quantità, più si mangia più si tende a mangiare. Beh, in qualche maniera sì, no? In qualche maniera sì, come il fisico si abitua con l'allenamento a fare sempre più attività fisica, cosa che da noi è mal considerata. Diciamo che Occhio alla Salute ci ha dato dei dati importanti. Occhio alla Salute è un sistema di sorveglianza nazionale che un po' seguiamo da un po' di anni ormai, dal 2008, e ci dà dei dati che possono sembrare banali, ma invece ci fanno capire tante cose. Vedi il fatto che i bambini fanno poco e male la colazione, che si va a instaurare in un circolo vizioso per cui poi la merenda è troppo sostanziosa, si arriva a pranzo, soprattutto nella ristorazione scolastica, che il bambino non mangia niente, alle 4 le mamme e i nonni, e i padri anche, tendono a dare un pasto supplettivo, a cena non mangiano niente, hanno sfasato la loro giornata alimentare, producendo poi di fatto un malfunzionamento di tutto il fisico. Dobbiamo dedicare poi un capitolo a parte alla colazione, perché in effetti anche i dati e le statistiche ce lo dicono, è il pasto per eccellenza più sacrificato nell'arco della giornata, sia da parte degli adulti sia da parte degli adolescenti. Una piccola precisazione, quando parlate di indice di massa corporea, che corrisponde a una sorta di equazione che bisogna risolvere, è un semplicissimo rapporto. Ok, banalmente, sulla bilancia c'è un tetto massimo oltre il quale si può già iniziare a parlare di obesità? È vero che bisogna valutarlo in relazione all'altezza e una serie di cose, però diciamo, allora, se superiamo i 100 siamo già, no, o già non, molto prima. Non è quello, non è proprio, non è il peso, perché un culturista che pesa 100 kg ha un indice di massa corporea elevato, sicuramente non lo possiamo considerare un obeso. Certo. O un atleta, o chi fa determinati sport, per esempio. È un indice indicativo. La semplificazione dunque in questo caso non è adatta, non perché rischieremmo di creare dei falsi allarmismi, dottoressa Forte. È un tema importante e delicato quando si parla di alimentazione, perché poi sappiamo che si può sfociare anche in assilli diversi. Avremo modo di parlarne con Idea 5 Palmi, con cui ci colleghiamo tra poco. Professor Serolli, che generazione vedete voi oggi? Si è parlato di una generazione più sedentaria, che spesso rimane incollata agli schermi degli smartphone, dei videogiochi, e che è molto ancora attratta dalle classiche merendine o cibo spazzatura. Sì, infatti mi ritrovavo nelle parole infatti che diceva il dottor Vino prima. Loro mangiano tanto, è vero, cioè fanno una merenda molto sostanziosa e anche ricca a volte purtroppo di bibite piene di zuccheri. Quindi non fanno colazione bene, infatti questo lo notava proprio la nutrizionista, loro proprio non conoscevano l'importanza della colazione, anche qui magari forse i genitori dovrebbero essere un po' più attenti proprio alla colazione. E poi sì, mangiano tanto diciamo, in questa lunga merenda che loro hanno, per esempio da noi fanno 30 minuti di merenda, quindi questo gli permette di mangiare proprio tanto e arrivano a pranzo affamati e mangiano sì fondamentalmente patatine, focaccia, panini. Sì, sacrificando la colazione notate un calo di attenzione, immagino, perché sì, ovviamente c'è un deficit di attenzione senza energia alla prima ora. Allora andiamo dalla solita a 5 palmi, svelaci che cosa ci dice la rete su questo tema. Che l'obesità è un tema importante anche sui social, Alessandra. Ne abbiamo fatto una prova, possiamo già vedere la schermata, è questa ed è di Instagram. Basta scrivere l'hashtag obesity, ovviamente in inglese l'abbiamo scritto questa volta, vediamo che i risultati sono 734.000.
Al netto di questo personaggio che vediamo sulla destra, del quale parleremo dopo, che si chiama, che è un dottore, il dottor Nozaradan, la maggior parte dei risultati, come potete vedere, fanno riferimento al classico prima e dopo, cioè invogliano in qualche maniera le persone con un certo problema alimentare magari a contenersi, a mantenersi, a fare esercizio fisico, a seguire una dieta. E vedete ancora ci sono magari dei prodotti che sono consigliati, però ecco qui nel caso specifico qua sotto vedete anche il volto come cambia, però dicevo c'è anche un problema dall'altro lato, cioè l'alimentazione deve essere considerata a 360 gradi anche sui social, perché il rischio è quello proprio che si possa dimagrire troppo. Quindi cosa ha pensato Instagram, questa è notizia proprio di qualche giorno fa, di bloccare i prodotti rivolti ai minorenni come post da visualizzare, c'è proprio un giro di vite per quanto riguarda le diete. È una strategia che ha adottato il patron di Facebook e di Instagram, anche Mark Zuckerberg, per evitare che i due giovani adolescenti possano essere influenzati negativamente. Perché negativamente? Perché se ci sono dei post, leggo testualmente, accompagnati da dichiarazioni miracolose in merito all'efficacia di una determinata dieta o un prodotto per dimagrire, questo è un problema, si rischia che poi ci possa essere il problema opposto, motivo per cui Instagram ha pensato per il momento di bloccare temporaneamente ai minorenni questa possibilità. Ovviamente poi se uno si iscrive su Instagram e mette una falsa data di nascita risulta maggiorenne, lo può vedere, ma questo è un altro problema. Ci sentiamo dopo, Alessandra. E allora parlavamo di emergenza, un po' lo conferma anche quanto ci ha detto Italo poc'anzi, perché c'è questo rapporto malato? Sembra, dai dati sembra che ci sia un rapporto malato nei confronti del cibo. Perché, dottor Vino? È la società che è cambiata. Quando i genitori affidano 5 euro e dicono al bambino vai e comprati da mangiare, e danno la licenza di uccidere. Loro mangiano quello che piace e chiaramente tutto questo determina una situazione di squilibrio alimentare, con una scelta che chiaramente in mano a un bambino è il dolce, perché proprio dal punto di vista fisiologico i bambini accettano più volentieri il dolce rispetto allo spaghetto con le rape, per essere chiari. E quindi magari prediligono determinati cibi ad alto contenuto calorico, ad elevato contenuto zuccherino, di zuccheri semplici, che poi in qualche maniera si vanno a determinare uno stato di malnutrizione per eccesso. Dottoressa Forte, quanto incidono secondo lei le campagne di comunicazione, i format o anche le campagne social, sia sul dimagrimento, sia sul cibo, sul sovrappeso? Secondo gli esperti incidono, infatti spesso secondo me incidono sia in senso diciamo positivo che in senso negativo. In senso positivo abbiamo chiesto secondo me più volte anche l'aiuto dei media, le televisioni, i giornalisti, proprio per poter comunicare quanto sia importante la corretta alimentazione. A volte però queste comunicazioni possono incidere anche in senso negativo. Vediamo per esempio queste foto che ci avete mostrato, che sono presenti su Instagram, che mostrano il prima e il dopo. A volte passa il messaggio che essere obesi o essere in sovrappeso in realtà sia soltanto un qualcosa di estetico, quindi da mostrare agli altri, quando noi sappiamo, gli esperti, chi si occupa di questo settore invece sa che il sovrappeso e l'obesità rappresentano una patologia molto importante e soprattutto sono, come dicevo prima, un fattore di rischio per altre patologie. Che è chiaro che forse sbagliamo, sempre noi operatori del settore, la comunicazione nei confronti dei ragazzi, perché probabilmente ad un ragazzo di 10 anni forse non gli puoi parlare di tumore, di ipertensione e di diabete alimentare, perché magari in quell'età non si ha proprio la consapevolezza della patologia, quindi forse dobbiamo inventarci qualcosa per poter trasmettere meglio questo messaggio. È chiaro che se lavoriamo su quell'età abbiamo più possibilità di successo, se lavoriamo su un adulto di 50 anni, anche se io sono dell'opinione, ho l'opinione che comunque bisogna lavorare anche sul cinquantenne,
sul sessantenne, proprio per evitare di invecchiare in maniera, diciamo così, patologica. Invecchiare invece in salute sicuramente è una cosa, diciamo, che fa gola a tutti, perché anche perché ora le statistiche dicono che viviamo di più, per cui meglio vivere sani e non vivere malati. Nella comunicazione è tutto, professoressa Rolli. Lei mi diceva prima che gli adolescenti hanno delle idee molto confuse sul cibo, facevano molte domande. Che tipo di domande? Sì, quando abbiamo fatto l'incontro con la nutrizionista, loro non avevano proprio idea dell'importanza della colazione, credevano appunto che mangiando un dolce fosse, diciamo, quella la loro colazione, invece poi hanno scoperto che magari un po' di latte con dei fiocchi o piuttosto, insomma, un po' di pane, un po' di frutta sarebbe stato meglio anche, insomma, per il rendimento scolastico. A tal proposito noi abbiamo fatto proprio un incontro con i genitori, con la pedagogista che ci segue da sempre e con la nutrizionista, per raccontare un po' e spiegare ai genitori che bisogna, insomma, un po' seguirli proprio da questo punto di vista alimentare. Allora. Si è occupato spesso di alimentazione, lo conoscete tutti, il professor Moschetti, autore dell'ultimo libro, L'intestino in testa. Se ne è parlato in occasione di un'iniziativa che riguarda un'iniziativa tutta pugliese, che riguarda masserie, prodotti a chilometro zero e prodotti bio, a proposito della nostra cucina mediterranea. E allora andiamo a sentire il professor Moschetti in questa intervista realizzata da Cristina Ferrini. In Italia un bimbo su tre è in sovrappeso oppure è obeso. Quanto è importante intervenire nei primi anni di vita rimodulando le abitudini alimentari e gli stili di vita? Indubbiamente la modulazione degli stili di vita e delle abitudini alimentari deve avvenire in maniera sartoriale, quindi questi bimbi devono essere studiati innanzitutto per capire qual è il loro grado di sovrappeso e di obesità. La regione Puglia all'inizio degli anni 2000 era al secondo posto in Italia per frequenza di obesità infantile, nell'anno 2016 dopo 10 anni è scesa al quinto posto. Questo dice che se noi ci occupiamo di più di informazione e formazione riusciamo a far rientrare o ridurre il fenomeno del sovrappeso. Io la vedo molto positivamente, nelle scuole si parla sempre di più e ringrazio i docenti e i giornalisti, perché la salute parte dall'esercizio fisico e dalla qualità a tavola. Ricordiamo quanto l'obesità può essere causa di diverse patologie. Beh, il sovrappeso, l'obesità, ma anche l'obesità viscerale, cioè il famoso girovita al di sopra di 100 cm è un indice di rischio di malattie croniche, infiammatorie e guardi, voglio dire, a casa non è solo il rischio di ammalarsi di più, ma gli studi ci dicono che qualora incontrassimo una malattia e fossimo in uno stato di obesità, anche i farmaci e le terapie funzionano di meno. Questo è vero anche per esempio per il tumore della mammella, per cui c'è sempre tempo per fare prevenzione, riduzione, tornando a mangiare bene, la giusta quantità, negli orari giusti e a muoverci dal punto di vista giusto. La famosa comfort zone e il divano non ci è amica della salute. Anche le terapie, dottor Vino, possono, come dire, avere un'incidenza minore in caso di sovrappeso? Assolutamente sì. Mm-hmm. Su questo è un dato acclarato. Il sovrappeso, la malnutrizione predispone a tutta una serie di patologie accessorie mm-hmm. rispetto a quella che è l'obesità fine a se stessa. Cioè un paziente che si reca in ospedale per fare un intervento, se è obeso ha sicuramente più problematiche rispetto a un paziente che non è nella condizione di obesità o di forte sovrappeso, questo sicuramente. Vedremo dopo quali sono le patologie più strettamente correlate con l'obesità. Dottoressa Forte, non è la prima campagna che fate di questo tipo. Solitamente in queste campagne, come quella che farete domani, le persone in che modo si approcciano a voi? Che cosa vi chiedono subito? Chiedono subito consigli su come poter cambiare questi stili di vita, quindi dei consigli su come poter cambiare la propria alimentazione. È per questo che noi abbiamo preparato questo decalogo, proprio per poter dare un messaggio pratico, immediato a queste persone, a questi cittadini che si recheranno. Perché a volte proprio i media, i giornalisti, voglio dire, la comunicazione così in senso più ampio, purtroppo a volte
confonde il cittadino, pur magari trasmettendo delle notizie assolutamente, dei dati assolutamente veritieri, però bisogna anche vedere chi sta dall'altro lato e ascolta questi dati e può confondersi. Quindi i consigli devono essere anche proprio pratici, semplici da poter seguire, da poter eseguire, e non consigliare diciamo dei grandi cambiamenti. I grandi cambiamenti a volte sono necessari, però devono essere fatte sempre con piccoli passi. Il professor Moschetta citava i pazienti malati di tumore, soprattutto il tumore alla mammella, sicuramente ha dato un dato, diciamo, veritiero, anche perché siamo arrivati finalmente a fare degli studi proprio su queste donne, e tutti gli studi che sono stati fatti dimostrano che sicuramente le donne che hanno malate di tumore alla mammella, che hanno un BMI più basso, hanno una migliore risposta alla chemioterapia. Allora, dobbiamo andare in pausa pubblicitaria per qualche istante, ci ritroviamo ancora qui tra pochissimo per parlare di obesità. Eccoci ancora qui in diretta, stiamo parlando della giornata mondiale contro l'obesità che si terrà domani, dunque è l'occasione per discutere di questo tema i cui numeri sono allarmanti, come detto già nella prima parte di questo talk. Adesso andiamo a sentire i cittadini varesi, abbiamo cercato di tastare il polso a loro per capire che tipo di stile di vita conducono e dunque quali ripercussioni ci sono sulla bilancia, ma soprattutto, vale la pena dirlo, sulla salute. Vediamo il servizio realizzato da Maria Forza. Lei che cosa mangia solitamente? Quello che mi cucina mia moglie. Tutto. Che cibo le piace? Le piace il cibo spazzatura? Non guardo in faccia a niente. Ciò che si mangia ed è commestibile lo mangio. Dal d'onde si vede, no? Ma cosa le piace mangiare? Tutto la balese. Tipo? Io faccio le orecchiette. Sono innamorata di fare la pasta fatta in casa, le orecchiette, con le cipi di ape, con il cavolfiore. E tutto ciò che si mangia di... Per quanto riguarda il cibo spazzatura, le piace il cibo spazzatura, patatine? No, noi mangiamo roba verdura, mangiamo roba sana. A lei cosa piace mangiare? Gelati. Quanti gelati mangia più o meno al giorno? Una vaschetta la sera. Quanti pasti fa al giorno più o meno? Uno. Oh, vabbè, la sera un primo, un contorno e mezza vaschetta di gelato. E a pranzo digiuno invece? Eh sì, perché non sto a lavoro, non mangio niente. Quello che mi capita, pure il maglione mi mangio io. E di fast food, patatine, no, le piacciono? No, assolutamente no, perché la frittura non piace, tra parentesi. Lo mangio tutto. Le piace il cibo spazzatura? No. Patatine, fast food? No, niente. Come mai? Né bibite, né patatine, niente, normale. Quanti pasti fa al giorno? Faccio, allora, colazione, pranzo e cena, però il pranzo solamente primo e frutta, e la sera un secondo, diciamo, e frutta sempre. Oggi ho mangiato i piselli, li ho fatti. E il cibo spazzatura le piace? Sì, su canale tutta sa. No, a me mi piace la tiedri, spatene i cozzi, tutto, uno di tutto. Allora, riconosciamo anche qualche persona in questo sondaggio realizzato. Se doveste dare i voti a questi cittadini baresi, che cosa direste? Insomma, abbiamo capito che la regola potrebbe essere una buona colazione, un piatto di pasta a pranzo e un secondo la sera. È una regola vincente questa, sì o no, dottoressa Forte? Sì, è una regola vincente. Può andare bene. A proposito di cibo spazzatura, però, non sono solo gli hamburger. Lei ormai ci ha smontato un mito: sono i panzerotti, le olive fritte, la parmigiana, anche quello è cibo spazzatura. Eh sì. In determinate circostanze sì, si può fare una volta alla settimana, una volta al mese, però non tutti i giorni e non in quantità enormi come facciamo noi. I baresi intervistati sono virtuosissimi, se fosse realmente vero. La realtà è un'altra. E che dovremmo vederli a tavola mangiare, sì. No? Sulle quantità bisognerebbe rivedere un attimo. Professoressa Rolli, più indisciplinati i bambini o più indisciplinati i genitori? Un po' tutti e due. Ovviamente esclusi i genitori dell'Istituto, sì, Preziosissimo Sangue. Sì, quelli sempre.
Loro, i bambini, diciamo che mangiano un po' in maniera disorganizzata. I genitori, è un po' vero che a volte quando danno i soldi lasciano proprio liberi, quindi magari dovrebbero controllare un po' di più, magari anche insomma facendo loro delle merende, mettendole nel portavivande, sarebbe insomma meglio. Sì. Dottor Vino, l'obesità accorcia la vita di 10 anni, è vero? Sicuramente accorcia la vita, sicuramente si vive peggio, si vive con patologie accessorie, con patologie che sopravvengono successivamente a questo stato, vedi il diabete di tipo secondo, vedi l'ipertensione, basta perdere 5 kg e dal punto di vista di un iperteso significa perdere millimetri di mercurio, soprattutto di pressione massima. Per cui il dover associare una buona dieta a uno stato di patologia, quale può essere l'ipertensione, sicuramente è importante, è fondamentale. Quali sono, dicevamo che, lo ha detto lei in apertura, che l'obesità è la seconda causa dopo il fumo di patologie tumorali. Ci sono, quali sono le altre patologie più strettamente correlate all'obesità? E non abbiamo parlato anche di quello che accade sulla struttura ossea di un obeso perché viene sottoposto ad una pressione non indifferente. Certo, l'obesità è un fattore di rischio per tutte quelle che sono le malattie croniche non trasmissibili e tra queste annoveriamo quelle più temibili come causa di morte, che sono le malattie cardiovascolari, poi c'è l'ipertensione, il diabete legato all'alimentazione, i tumori e sicuramente sull'apparato osseo articolare, non solo degli adulti, ma gli studi dimostrano anche su quello dei ragazzi, dei bambini, che voglio dire rappresentano veramente un fattore di rischio molto preoccupante, perché negli adulti è causato anche dalla sedentarietà, dal fatto di non fare assolutamente attività fisica. Nei ragazzi costruiamo dei ragazzi che saranno sicuramente portatori, per esempio, di osteoporosi o di malattie molto gravi sulle articolazioni. Quindi l'obesità è sicuramente una patologia e un fattore di rischio da combattere. In più l'obeso ha proprio delle problematiche nella vita quotidiana, quindi anche se l'obeso non volesse pensare al suo futuro, no? E quindi al suo futuro come ammalato, ma ha delle difficoltà nella vita quotidiana, non si può muovere, non può fare le sue attività in maniera agile, deve comunque sempre sottoposto a questo bisogno di mangiare in continuazione, quindi ci sono tanti buoni motivi per combattere questa patologia. Ci sono tanti buoni motivi per fare educazione alimentare anche dal punto di vista economico, perché sappiamo quanto questa patologia aggravi anche sulle casse del sistema sanitario. Assolutamente sì. Questo è un grosso problema soprattutto in tema di regionalizzazione del sistema sanitario, del tutto il sistema sanitario pugliese sicuramente ne risentirà a lungo andare, perché creare nuovi ammalati non è facile poi da gestire sotto l'aspetto economico, proprio di pura economia sanitaria. Un diabete è una delle patologie che incidono di più nella spesa sanitaria nazionale e regionale, quindi, e quindi bisogna evitare il più possibile di aumentare questa quota di soggetti che probabilmente svilupperanno patologia. Allora, torniamo dal nostro Italo Cinque Palmi per un nuovo focus su quanto accade in rete rispetto a questo tema, ricordiamo, Giornata Mondiale contro l'Obesità. Sì, Alessandra, Instagram, Facebook, tutti i social sono un mondo molto particolare perché hanno un'influenza, è il caso di dirlo, particolare anche sulle persone. Ora, che cosa succede? Che l'immagine dell'influencer, ad esempio, è molto stereotipata, se l'immagina sempre uno come una donna magra, ben vestita, veramente longilinea. Però c'è chi dall'altra parte ha fatto invece del proprio corpo un po' più formoso un vero business, ha mostrato senza alcuna vergogna di essere un po' più in carne rispetto ad altre e sono diventate delle influencer famosissime, le possiamo vedere in questo articolo. Ci sono delle donne, ad esempio vi faccio vedere alcune, c'è questa Ashley Graham per esempio, che è la più famosa al mondo, ha 3 milioni di follower, lei invita
invita sostanzialmente la gente a potersi a poter indossare anche dei vestiti così attillati, pur mettendo in mostra il proprio corpo e le proprie forme. Poi c'è ancora questa Tara Lynn, che è stato volto di H&M, di Elle France, Elle Spagna, altre 500.000 follower. Insomma, sono delle donne che invece tendono a far vedere proprio il loro corpo così com'è, sostanzialmente. Poi c'è questa Candice, invece, che ha posato anche per il calendario Pirelli nel 2015, tutte donne che comunque hanno un riscontro anche dal punto di vista mediatico. Però qui la domanda, a questo punto, mi sorge quasi spontanea e la pongo io ai nostri ospiti: queste taglie possono essere considerate a rischio? Ora che ci potevamo rilassare con le modelle curvi ed era accettato anche qualche chilo in più, no, ci dobbiamo rivedere i nostri piani. In realtà, quando si parla di modelle curvi, insomma, non credo che si possa parlare di un sovrappeso significativo. Stiamo, no? Parlando di una taglia 44. Cioè, sicuramente quelle non erano obesità patologiche, insomma. Non è un sovrappeso, non stiamo criminalizzando qualche chiletto in più, qualche rotondità in più, ecco, la chiamiamo così, che è, diciamo, indice di buona salute ancora negli adulti, ma o no? Certo, ma certamente. Allora, quali sono i campanelli d'allarme, dottor Vino, che non bisogna mai sottovalutare, che ci fanno capire che siamo in sovrappeso o comunque siamo in quasi in obesità? Io dico che la peggiore situazione che si è venuta a creare è l'elastane nei jeans. Perché con il discorso del jeans elastico uno si ingloba nel jeans che si adatta al proprio fisico. Il jeans, un tempo, quelli dei primi anni 90, non avevano elastane. Non perdonavano. Non perdonavano niente, per cui i primi 5 kg non ti entrava più e non si abbottonava più. Adesso non è più così, sono molto più comodi quelli con l'elastane sicuramente, però il fatto di non entrare più nei vestiti è un indice. Significa che si è cambiato taglia, e se si è cambiato taglia o hai fatto tanta palestra, per cui hai avuto un'ipertrofia del muscolo, oppure molto più facilmente hai mangiato troppo. O hai bevuto troppo. C'è un altro aspetto sempre misconosciuto e non valutato, è quello del bere. Calorie del tutto inutili, con i superalcolici, con gli alcolici, con le birre, e per quanto riguarda i bambini, lo diceva la professoressa prima, con le bevande gassate zuccherate. Tenete conto che in una lattina di banale aranciata o di altre bibite analoghe di multinazionali importanti, bianco e rosso come i nostri colori del cuore. Vabbè, la Coca-Cola lo possiamo dire, no? L'ha detto lei. Ci sono circa 6 zollette di zucchero all'interno, per cui bere una bevanda gasata, zuccherata, comporta un impatto calorico importante. Occhio alla salute. Altro dato, i bambini nel 50%, nel 46% dei casi bevono giornalmente bevande gassate e zuccherate, il che significa che hai una quantità di zuccheri semplici che ti dovrebbe essere valida per tutta la settimana, concentrata in un giorno tutti i giorni. L'equazione è semplice. Dottoressa Forte, a parte alcuni casi, ma diciamolo forse, non tutti gli obesi raggiungono quel peso semplicemente perché mangiano tanto. Sì, certo. Non raggiungono quel peso perché mangiano tanto. Oddio, la componente alimentare c'è sempre, perché comunque per avere un eccessivo aumento ponderale sicuramente si mangia tanto. Soprattutto si mangia male, anche su questo accade soprattutto negli adulti, non solo nei ragazzi, e c'è sempre questo zoccolo duro proprio della nostra società, che è l'inattività fisica. Quindi è un problema davvero importante, perché ci schieriamo tutti dietro il fatto di non aver tempo, di non riuscire a conciliare la nostra attività lavorativa, e quindi purtroppo tendiamo a muoverci sempre meno.
Allora, noi abbiamo un esempio virtuoso in casa ed è un nostro operatore TV, si chiama Paolo Gentile e ha affrontato un intervento di bypass gastrico che gli ha letteralmente rivoluzionato la vita in meglio in questo caso. Paolo Gentile ha raccontato ai microfoni di Roberto Maggi la sua testimonianza perché è un percorso anche particolare, molto impegnativo e non è indolore, questo va detto. Dovrebbe essere preso come estrema ratio. Quindi ascoltate questa storia e questa testimonianza perché, come dire, può essere da esempio per chi si trova nella stessa condizione. Sentiamo. Lui è Paolo, da oltre 10 anni nella squadra di Telebari e Radio Bari. Oggi pesa 80 kg, ma quando entrò per la prima volta negli studi di questa emittente, Paolo era molto, molto diverso. Quando sono arrivato qui, ero molto diverso, pesavo 150 kg, ero, posso dire, socio maggioritario dei distributori, quindi la mia vita era fatta tra lavoro e distributori. Durante l'arco degli anni ho detto stop a quello che era la vita del distributore del mangiare e sono passato a miglior vita. Nel senso, mi sono sottoposto a un intervento di restrizione stomaco, volgarmente restrizione stomaco, ma chiamata sleeve gastrectomy. Come ti è scattata questa cosa? Cioè, hai visto altre persone che l'avevano fatto, l'hai sentito? Hai sentito il bisogno di cambiare qualcosa in te stesso? Un giorno ero lì che smanettavo tramite gruppi Facebook e ho visto questa foto di queste persone che nell'arco di un anno e mezzo hanno cambiato totalmente la loro vita, radicalmente la loro vita. Da un'obesità eccessiva sono passati a un normopeso e ho detto ma andiamo, ma il perché andiamo? Perché durante l'arco dei miei anni ho provato a fare diete, ho provato a fare palestra, il tutto però lasciavo diete e palestra e si ritornava a quella che è la vita, io e il mangiare. Facendo questo intervento ho cambiato radicalmente la mia vita. Cambiata radicalmente perché? Che cosa c'è di diverso oggi? Cambiata radicalmente la mia vita perché... un tempo era il cervello che comandava l'alimentazione, adesso è lo stomaco che comanda l'alimentazione. Ci sono alimenti che un tempo mangiavo che oggi lo stomaco dice vai, vai a mangiare e ti faccio vedere cosa succede. Il perché è questo? Perché non tutti gli alimenti di una volta sono assimilati dallo stomaco e non li gradisce. E manda i segnali a mo' di dolore di stomaco e si sta male, preferisco star bene. E allora, grazie alla testimonianza di Paolo Gentile che ci ha dato l'occasione anche di lo spunto per porre una domanda fondamentale. Dottoressa Forte, si mangia con la pancia o con la testa? Allora, si mangia con entrambe perché comunque mangiare deve anche essere un piacere, quindi non soltanto per fini proprio nutrizionali che sono di sopravvivenza, però anche col cervello perché oltre al cervello a indicarci qual è la via di quello che in realtà ci dobbiamo mangiare, però il pasto deve rimanere comunque un momento associativo importante, un momento proprio di gusto. Quindi la testa si deve conciliare con lo stomaco, non devono andare in antitesi, cioè non ci deve essere la predominanza del cervello o dello stomaco, ma devono andare insieme. Dottor Vino, l'intervento chirurgico può essere è adatto a determinate categorie? Si può dimagrire comunque con un dimagrimento così importante anche solo e soltanto con una dieta? Allora, si può sicuramente dimagrire con una dieta. Ci sono delle situazioni in cui la chirurgia bariatrica sicuramente ci viene incontro e facilita. Adesso, a parte il bypass gastrico, ce ne sono anche altre di tecniche. Io ho un esempio in casa, ho un mio fratello che ha perso 45 kg, tra l'altro è un uomo pubblico, sta nel calcio, nell'ambito del calcio, e adesso sembra ringiovanito di 20 anni,
ha perso 45 kg in un anno e mezzo su per giù. Con una dieta? Con una dieta, con un'attività fisica adeguata, lo potete constatare perché è stato il team manager del Bari, adesso è il team manager del Lecce, è rimasto in regione, ahimè. Beh, giocava in casa, possiamo dire, utilizzando una metafora calcistica, è un po' più semplice, no? Però ha avuto... Lì a fare da sponda. Come dire... la voglia di farlo, è stato bravo sotto certi aspetti, ha conciliato l'attività fisica fatta in una determinata maniera e una giusta dieta personalizzata, chiaramente. Professoressa Rolli, c'è una differenza di genere nella predisposizione, nell'attenzione all'alimentazione? Le bambine sono un po' più attente rispetto ai maschietti? O... Sì. Le ragazzine sono molto più attente all'alimentazione, a quanto mangiano, a quello che mangiano. I maschietti tendono a mangiare un po' di più e insomma un po' di tutto, quindi sì. Anche perché c'è un risvolto psicologico, soprattutto per la fascia adolescenziale, anche dell'infanzia, che molto spesso il sovrappeso può essere, come dire, determinare una condizione di isolamento e fare da apripista anche ad episodi di bullismo, sia psicologico e non solo di violenza fisica. Sì, abbiamo fatto un percorso anche con la pedagogista proprio per questo, perché insieme anche a, diciamo, alla polizia postale abbiamo cercato di spiegare loro un po' quali sono poi i problemi a cui si incorre per questo bullismo. Quindi siamo molto attenti anche a questo, proprio perché è un'età particolare, purtroppo. Quanto i genitori hanno consapevolezza del peso dei loro figli, del sovrappeso dei loro figli, e quanto sono pronti a intervenire, dottor Vino e anche la dottoressa Forte? Voglio sentire entrambi. Molto poco. I genitori spesso non hanno consapevolezza che il proprio figlio sia in sovrappeso. Tra l'altro fa parte del questionario di Occhio alla Salute, o anche in situazioni in cui il bambino era francamente obeso, faceva parte di quel 3% di bambini già molto oltre come peso, non avevano cognizione né della malnutrizione per eccesso né del fatto che il bambino fosse alimentato male tanto dalla mattina fino alla sera, insomma. Il genitore è corresponsabile, molto è responsabile di quanto succede al bambino, al proprio figlio, questo sicuramente. La mamma va avanti con l'antico adagio: mio figlio non mi mangia, nonostante abbia un peso forma. Le mamme forse sono prima nutrici e poi mamme, questo può essere, come dire, un problema? Sì, probabilmente insito nel nostro essere. È la missione appena nasce un bambino, no? Perché si ha questa tendenza a far mangiare sempre di più. Un altro dato volevo aggiungere è che spesso i bambini obesi sono figli di genitori obesi o in sovrappeso e appartengono, lo dicono gli studi naturalmente, gli studi epidemiologici, appartengono spesso a ceti sociali un po' più bassi, anche perché fuor di dubbio che le difficoltà economiche a volte allontanano dai corretti stili di vita proprio per questioni economiche. Riuscire a dare 5 porzioni a volte di frutta o verdura nella giornata è proprio una difficoltà per alcuni genitori. È un fattore ereditario o un condizionamento ambientale questo? Un condizionamente ambientale, sicuramente un condizionamento ambientale. Allora, abbiamo parlato di chirurgia bariatrica e allora abbiamo intervistato il professor Brown del gruppo GVM che coordina l'equipe che si occupa appunto di questo tipo di intervento, e lo abbiamo fatto in occasione di un intervento particolarmente importante per correggere una patologia, l'obesità di una donna su oltre 200 kg, quindi un intervento particolarmente significativo. Ne ha parlato ai microfoni di Cristina Ferrigni, lo ascoltiamo insieme. Sono in compagnia del dottor Antonio Brown, responsabile della unità operativa della chirurgia generale di Villa Lucia Hospital a Conversano. Partirei da un intervento importante che è stato eseguito su una paziente che pesava 230 kg. Il dottor Brown è uno dei più rinomati a livello mondiale per interventi di bypass gastrico. Questa struttura, Villa Lucia Hospital, che rappresenta un centro di riferimento
trattamento pugliese per il trattamento dell'obesità patologica, è stato performato un intervento di bypass gastrico a una paziente di 236 kg, un paziente con un BMI di 73 kg su metro quadro, che rappresenta un indice indicativo di obesità super super. La paziente era già stata sottoposta ad un intervento di sleeve gastrectomy, quindi di resezione gastrica verticale dello stomaco, che aveva avuto un parziale risultato. Nell'arco di 5 anni la paziente aveva avuto un recupero ponderale e di conseguenza era stata poi candidata, dopo uno studio preoperatorio molto accurato, ad un intervento di bypass gastrico laparoscopico, che consiste nel salto di una parte di stomaco e di una lunga parte di intestino, e che dà la possibilità di un dimagramento maggiore rispetto a quello che è avvenuto con l'intervento di sleeve gastrectomy. L'obesità in Puglia conta numeri importanti, sono più di 100.000 pazienti che potrebbero sottoporsi a un intervento di questo tipo. Assolutamente sì, si contano circa 800.000 pazienti, di cui almeno 186.000 sono candidabili a chirurgia bariatrica. L'obesità è un problema molto importante, con numeri importanti, e grazie alle tecniche laparoscopiche di esecuzione di intervento chirurgico, il miglioramento della qualità di vita è assolutamente indubbio. E allora, più esposti, dottor Vino, le donne o più gli uomini all'obesità? Ma non c'è una grossa differenza. C'è da dire che in queste situazioni qui di grande sovrappeso, di grande obesità, di obesità mostruose cosiddette, è necessario a volte intervenire con la chirurgia bariatrica. Ma già prima sappiamo con gli studi che, per esempio, riguardano la nostra flora intestinale, il nostro microbiota, che l'obeso è in una situazione di malassorbimento a prescindere, proprio in virtù del fatto che ci sono dei ceppi batterici all'interno del proprio intestino che consentono, da cui dipende un assorbimento anomalo, è quella che viene indicata come gut syndrome, cioè la sindrome dell'intestino bucato, per cui si ha un malassorbimento globale dei nutrienti, sia macro che micronutrienti, per cui poi si genera e si amplifica la problematica relativa all'aumento di peso, sicuramente. Dottoressa Forte, non parliamo di obesità, ma parliamo di sovrappeso, perché spesso bisogna fare i conti con i chili di troppo, soprattutto dopo una certa età in cui il metabolismo rallenta. In quel caso è una condizione a cui dobbiamo rassegnarci, quella di avere un po' di chili di troppo? Si può intervenire anche sul metabolismo dopo una certa età? In realtà l'unica azione che possiamo fare nei confronti del nostro metabolismo è correggere l'alimentazione e fare più attività fisica. È un problema quello del sovrappeso, per esempio, che può interessare le donne in menopausa, per cui le donne in menopausa sicuramente tendono a prendere peso, e tendono a prendere peso soprattutto nella regione addominale, che è quella che, diciamo, dobbiamo temere di più. Per cui in queste donne quello che possiamo consigliare a queste donne, cercare di aumentare l'attività fisica. Parliamo sempre di attività fisica giornaliera, non attività fisica, diciamo, a livello agonistico. Basta camminare tutti i giorni, per esempio, recarsi a piedi al lavoro dove è possibile, o cercare di aumentare anche proprio nella quotidianità le proprie attività, di modo tale da incentivare il nostro metabolismo, e cercare di limitare alcuni alimenti che sicuramente tendono a far accumulare più grasso proprio nella regione addominale. Quindi cercare di limitare l'utilizzo degli zuccheri semplici, fondamentalmente. Allora, torniamo da Italo Cinque Palmi per l'ultimo collegamento. Fidore, siamo stati seri, adesso ci farà un po' sorridere, perché sappiamo quanto l'ironia possa essere incisiva nell'educazione anche su temi particolarmente seri e allarmanti come questo. Italo, vengo da te. Sì, Alessandra, chiudiamo sorridendo, perché forse la maggior parte delle persone che guardano un po' la TV e soprattutto il programma di Real Time Viti al Limite conosce il dottor Nozaradan, che è un chirurgo iraniano di 74 anni, appunto famoso ormai da 7 anni per essere il protagonista di questo programma che segue, lui in quanto chirurgo, il dimagrimento drastico dei grandi obesi, quindi parliamo comunque di gente che pesa 200, anche 300 kg. Lui è famoso, oltre per essere sicuramente un grandissimo
grandissimo medico, anche per le sue espressioni, che fondamentalmente è sempre questa, è sempre quella che vedete sullo schermo in questo momento, anche famoso per i suoi rimproveri che veramente sono senza margine di replica per i poveri pazienti, e quindi per questo sono state create nel tempo da pagine Facebook una serie di meme, ve ne faccio vedere tre, ecco, vediamo se ci riesco, sì, ve li faccio vedere, forse non ci riesco. Vabbè, in qualsiasi caso comunque, ecco, vediamo qua. Ecco, ad esempio questo: dottore, quanto dovrei essere alta per il mio peso? Lui risponde 4 metri, questo per farvi capire un po' il suo tono. Poi questa è una delle mie preferite, anche tu Alessandra lo so, che sì. Lo vuoi un palloncino intragastrico, riprendendo un po' il film It, quando compare il pagliaccio sotto, che anziché dare la barchetta al povero Giorgi, gli chiede se vuole un palloncino intragastrico. E poi chiuderei invece con questa, dice: la strada per dimagrire non è in salita, è insalata. Detto questo, Alessandra, io ne approfitto per salutarvi, essendo l'ultimo collegamento, per salutare i nostri ospiti. Vi lascio ridere adesso. Grazie Italo, il segreto è davvero l'insalata. Io partirei dalla professoressa Lolli, perché mi parlava di merenda intelligente o solidale. Voi che tipo di merenda scegliete all'Istituto Preziosissimo Sangue? Nella scuola dell'infanzia, perché è un istituto comprensivo, scelgono la merenda dei colori, quindi una volta frutta, una volta verdura. Nella scuola, diciamo, primaria un po' sì, la merenda intelligente, quindi ogni giorno variano, un giorno salato, un giorno frutta, un giorno dolce. Noi alle scuole medie lasciamo un po' la libertà, però siamo molto, diciamo, convinti che dobbiamo incentivarli nello sport, quindi li seguiamo da quel punto di vista. Dottor Vino, la strada è l'insalata? No, ricollegandomi a quanto dice la professoressa, incentivare nello sport non significa che il bambino che va a fare mezz'ora di scuola calcio con una perdita calorica quasi nulla deve essere integrato con bevande zuccherine piene di sali che di solito deve utilizzare il ciclista a fine gara quando fa le salite, insomma, ciclista agonista, di atleta elite. Perché la pubblicità fa anche quello, cioè ci porta a degli eccessi assolutamente inutili con un impatto di perdita di energia in un bambino che è praticamente nullo. I bambini atleti sono un altro discorso, ma i bambini atleti sono quelli che fanno determinati sport e che hanno il massimo della performance a un'età molto bassa, vedi la ginnastica artistica, la ginnastica a corpo libero e quant'altro, anche il nuoto sotto certi aspetti, che in qualche maniera devono seguire un'alimentazione corretta. L'alimentazione corretta non è, ad esempio, l'utilizzo degli integratori, che nella maggior parte dei casi non servono a niente. Questo è un messaggio che è necessario far passare, onde evitare problematiche importanti anche sotto l'aspetto salutare del giovane atleta, del giovane ragazzo che si approccia allo sport. Dottoressa Forte, abbiamo visto che la dieta mediterranea è solo sulla carta, alzarsi con un pizzico di fame può essere un buon segreto per mantenersi in forma? Sì, può essere un buon segreto, perché significa che comunque la sera non abbiamo fatto una cena enorme, anzi la sera, come diciamo, ci trasmette la dieta mediterranea, il pasto deve essere frugale, si deve mangiare meno e sicuramente dovremmo aumentare la quantità di verdura che consumiamo giornalmente. Quelle famose 5 porzioni in realtà non corrispondono poi a quello che riusciamo a fare giornalmente, e almeno 3 porzioni di verdura al giorno dovremmo mangiarle. Possibilmente semplicemente bollita con un po' di olio crudo, perché altrimenti anche la verdura fritta è verdura, però chiaramente certo, un apporto calorico. La parmigiana fritta, la famosa parmigiana. Ritorniamo all'inizio. Allora, appuntamento per i cittadini, volete dare l'appuntamento per domani per chi volesse incontrarvi direttamente e chiedervi qualche informazione? Sì, vi aspettiamo domani, saremo in Piazza del Ferrarese con tutto il gruppo del SIAN, che ripeto è il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'area metropolitana di Bari. Siamo in Piazza del Ferrarese dalle 9 alle 19 e vi aspettiamo per aiutarvi o per consigliarvi.
Una tiratina d'orecchie la farete. Sì. Allora, non mi resta che ringraziare la professoressa Rolli dell'Istituto Preziosissimo Sangue, grazie per essere stato con noi. Saluto anche il dottor Vino e la dottoressa Forte del SIAM, che troverete poi domani fino alle 19. Grazie anche ai Italo 5 Palmi, e permettetemi di ringraziare la parte tecnica, Michela Cuiviva, Giuseppe Mondelli e Antonio Russo per la messa in onda di questa trasmissione. Ringrazio voi per averci seguito per il TV Talk. Vi do appuntamento a giovedì prossimo dalle 20.30 alle 21.30. Buona serata.